Ciao a tutti ragazzi e bentornati dallo zio. Oggi andiamo a vedere una cosa molto interessante qui sulla Tipo. Ma prima di cominciare, se ti piacciono i miei video, mi raccomando di iscriverti al canale, condividere il video, mettere un bel mi piace e supportare così lo zio. Bene ragazzi, detto questo, andiamo a vedere questa volta, come ben vedete sulla Tipo, quando si accende la spia della pressione delle gomme degli pneumatici. Insieme alla spia avrete un messaggio sul computer di bordo. Il messaggio dirà tipo controllare pressione pneumatici, dopodiché provvedere al reset e memorizzare. Il messaggio è più o meno uguale su altre versioni di macchine, la Fiat bene o male le fa tutte uguali, e la procedura soprattutto per Fiat è quasi sempre la stessa. Sulla Tipo in questo caso andiamo a vedere quindi macchina ferma, altrimenti la procedura non avverrà. Andiamo a, in questo caso a me si è accesa poiché ho fatto invertire le gomme da davanti a dietro, quindi cambiando così la pressione memorizzata, e non dobbiamo far altro che andare diciamo a razzerare, ma in realtà andiamo a ridare in memoria il valore attuale della pressione delle gomme. Facendo questo reset, una volta iniziata la procedura, dovremmo per circa 15 minuti percorrere strade preferibilmente dritte a una velocità di circa 60-70 km/h per fare in modo che la procedura si memorizzi in maniera più efficace e corretta possibile, evitando così falsi allarmi. Quindi non si andrà ad accendere la spia ogni 5 minuti poiché avremmo fatto la procedura corretta. Andiamo subito a vedere qual è la procedura da fare. Allora, nel quadro comandi abbiamo il tasto set, come vediamo qui. Io lo vado a tenere premuto e vediamo che il computer dice reset salvato, quindi in questo momento la centralina starà memorizzando il valore in realtà non memorizza la pressione poiché la Tipo non ha il sensore di pressione ma misura i giri sul sensore ABS, quindi andrà a memorizzare il numero di giri che fanno le ruote e lo attribuirà al valore corretto. Quindi per questo motivo va fatta adesso un pezzo di strada, come vi dicevo prima, quindi 15 minuti, 60-70 km/h, preferibilmente dritta, e avrete la misurazione corretta. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mi piace, condividetelo con i vostri amici, conoscenti o a chi possa averne bisogno, ma soprattutto iscrivetevi al canale per dare un forte supporto allo zio. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.